Ben ritrovati Apostatacci, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo, come avete visto da titolo, del podcast di Repubblica. Valuteremo la terza parte, quella che si intitola Il reato di plagio. Perché voglio trattare questa parte del podcast? Qualcuno di voi iscritti a questo canale mi ha fatto venire a conoscenza che si parla anche del DDL di cui sono promotore. Allora volevo cogliere la palla al balzo per fare una valutazione insieme a voi e parlare di questo podcast perché ci sono cose interessanti che si possono dire legate all'attivismo, legate alla denuncia di queste realtà. Vorrei dire insomma un po' la mia su quello che ho sentito in questo podcast, soprattutto per quanto riguarda, mi sono segnato tutto nel foglietto qua. Io non è che vi metterò la registrazione di tutto. Però magari di alcune parti sentiamo degli spezzoni, almeno capiamo meglio, perché sapete, prendere una citazione e farci il discorso, non è che mi fa impazzire, almeno sentite anche un po' voi cosa è stato detto. Sapete che ne ho parlato anche sul mio canale tempo fa, un video che ho fatto insieme al giurista, ve lo lascio qua in descrizione. Abbiamo parlato del perché il reato di plagio è stato tolto praticamente, perché giudicato incostituzionale. Voi sapete bene che io ho sempre detto che giustamente questo reato era sbagliato, ma come vi ho sempre detto, la rimozione di questo reato ha lasciato un vuoto normativo e sarà proprio il vuoto normativo che sarà il soggetto di questo video oggi. Perché la legge era stata scritta in epoca fascista ed era una legge molto fumosa. Non a caso questo intellettuale omosessuale è stato l'unica persona che è stata condannata, quindi ovviamente il reato così come era scritto non andava bene. Però la rimozione di questo reato non ha fatto che creare un vuoto normativo. Quindi a mio avviso sarebbe stato giusto riscriverlo meglio e identificarne bene le fattispecie di reato, portare più prove a carico, per dimostrare appunto la manipolazione mentale. Fatto sta che rimane una legge molto difficile da scrivere o comunque da riscrivere. E allora, il secondo punto che ho evidenziato, il secondo punto saliente, è al minuto 6:30, dove c'è l'intervento di Luigi Corvaglia, che anche qua mi sono segnato oro, nel senso che ottima analisi, spiega bene perché è difficile reintrodurre il plagio mentale, appunto per questa ragione che vi ho appena detto, essendo che è stata scritta in epoca fascista. Quando la vai a provare a reintrodurre anche in forma diversa, c'è comunque del pregiudizio. E allora, questo è un po' il senso del discorso. Volevo aprire una parentesi perché io 3 anni fa, come ben sapete, ho iniziato a promuovere il DDL che ho ideato. E sapete che tratta non del plagio mentale, ma dell'induzione all'isolamento sociale affettivo. È proprio per questo che io non mi sono imbarcato in un discorso sul plagio mentale. Diciamo che questo podcast è la sintesi del perché io non ho minimamente considerato il reato di plagio mentale. Il plagio non c'entra proprio nulla. Ecco, allora poi quando dopo rientreremo in questo discorso e vi spiegherò un po' meglio perché il nostro DDL in realtà c'entra nulla col plagio mentale. Questo deve essere chiaro. Al minuto 9 prende la parola
l'assistente capo di una squadra antisetta della SAS, Bruno Zambon. Un ottimo intervento, ovviamente, che ci fa capire come le forze dell'ordine siano totalmente impotenti di operare in questo ambito, nonostante che insomma lo Stato abbia creato questi reparti. Non ci sono i reati, a parte i reati generici e comuni, quelli che possiamo denunciare comunemente. Vi faccio un esempio. Alcuni mi dicono che i comitati giudiziari dentro i testimoni di Geova sono illegali. No, allora, si possono innescare dei reati all'interno dei comitati giudiziari, come ad esempio violenza privata, violazione della privacy, atti inquisitori. Quindi non è il comitato giudiziario in sé una cosa illegale, ma è che all'interno di quel comitato giudiziario c'è l'habitat favorevole per generare questi reati, appunto. E quindi bisognerebbe capirle bene queste cose. Per questo io da 3 anni non faccio che parlare di legge insieme al nostro amico giurista, perché per capire bene e combattere un fenomeno sociale devastante, per promuovere un disegno legge, giustamente bisogna avere una consapevolezza dal punto di vista legislativo e civico abbastanza sviluppata, perché altrimenti facciamo i discorsi da bar, diciamolo chiaramente. Bruno Zambon parla appunto che dei reati generici che abbiamo detto, quindi magari violenza, stupri, queste cose qua che sono già normate. Dice che è impossibile prevenire perché mancano appunto i reati per fare prevenzione, quindi mancano le leggi che normano questa cosa, e non possono fare nulla, sono impotenti, perché ha detto che lo chiamano le famiglie, non possono fare nulla perché sono impotenti. E io vorrei dire una cosa, io vorrei fare un appello in questo video, nel senso che il nostro disegno legge, quello di cui si parla al minuto 14, in cui ci arriveremo tra poco, non parla del plagio mentale, ma va a regolare un aspetto che è classico delle derive settarie, che è l'isolamento sociale affettivo, appunto. Io vorrei invitare queste persone che hanno parlato nel video a collaborare in qualche modo insieme a me. Magari io manderò anche delle mail a queste persone. Tra l'altro, proprio ieri mi è arrivato il contatto da uno di voi che mi segue, che mi ha lasciato il contatto di Corvaglia, e quindi sicuramente lo chiamerò. Però mi piacerebbe parlare anche con questo Bruno Zambon, perché noi è da 3 anni che stiamo promuovendo un disegno legge che potrebbe aiutare i loro reparti in un ambito specifico, cioè quando un ex aderente fuoriesce appunto dalla vecchia organizzazione, viene isolato da tutto il contesto sociale in cui era dentro prima. Mi piacerebbe parlare con questa persona, quindi invito anche a condividere questo video, non faccio mai questa cosa, ma a sto giro ve lo dico, condividete questo video a chi può interessare questa tematica. Vi dico chiaramente che quest'anno ripartirà l'attivismo da parte nostra, a parte che non si era fermato l'attivismo, però diciamo rinizierò a parlarvene un pochettino di più, perché insomma poi ci saranno qualche novità che vi dirò più avanti. Insomma, cercherò di contattarvi per spiegarvi in cosa consiste questa legge, perché forse dal podcast non è che si è capito tutto. Però devo dire che è stata spiegata bene, ma ci arriviamo tra poco. Al minuto 13:15 c'è l'intervento di Lorita Tinelli, che ho ospitato sul mio canale, vi metto il link qua sopra nella annotazione. E è inutile che vi sto a dire qualcosa sul suo intervento, perché lei ha parlato del disegno legge che promuove il CESAP, quindi è una cosa insomma che ha curato lei in questi anni, e non ho granché da dire, se non che l'unione fa la forza. Avevamo chiesto alla dottoressa Lorita Tinelli di venire con noi alla Camera dei Deputati, appunto per parlare proprio del fenomeno dell'ostracismo, per promuovere il disegno legge, poi è saltato tutto, insomma.
le cose le sapete per chi mi segue. Ecco, arriviamo a una parte che mi ha abbastanza triggerato. Cioè, a me di questo video sostanzialmente due parti mi hanno triggerato. La prima è questa. Intervento di Jessica Costanzo. Allora, io devo fare un attimo una premessa, perché io ho sempre avuto stima di Jessica Costanzo. In questo caso mi è scaduta un po'. Mi è scaduta molto, devo dire. Non voglio trattenermi dal dire quello che penso, perché Jessica Costanzo allo stato attuale non è più una parlamentare, quindi non può più curare l'aspetto del disegno legge in questione che io ho ideato. Jessica Costanzo non mi ha minimamente considerato, non poteva al mio contatto WhatsApp, in cui ci siamo sentiti sempre, abbiamo parlato al telefono, quindi siamo anche amici su Facebook, aveva tutti i modi per potermi dire: Stefano, guarda che mi ha invitato Repubblica a parlare del disegno legge, volete per caso partecipare, volete che dico qualcosa, volete che vi metto in contatto con i giornalisti? Nulla di tutto questo. Ora, se lei fosse stata parlamentare ancora, non avrei obiettato, perché comunque lei si è presa carico di questa cosa qua e va bene così. Cioè, per carità, tu sei un personaggio pubblico, se non vuoi fare il mio nome è una tua scelta, io sono uno youtuber, cioè lo puoi fare il mio nome, non ce n'è problemi. Però se lei fosse stata ancora parlamentare io l'avrei capito questo discorso. Poi c'è anche da considerare quando è stato registrato l'audio. Ciò non cambia che non mi è stato detto niente. Allora io non posso che pensare che questa cosa qua sia dovuta a un protagonismo. Gli attivisti che lottano per questa cosa siamo noi. E il fatto che ci hai estromesso dal poter avere dei contatti con Repubblica è un danno verso di noi. Perché ora tu hai fatto il tuo discorso su Repubblica, a noi adesso in mano cosa c'è rimasto di contatti con i giornalisti? Nulla, tu sei fuori dalle istituzioni, non sei tu che lotti di sta cosa qua. Per quanto meritoriamente tu abbia appoggiato il DDL, e di questo te ne do merito, però per quanto riguarda ora lo stato attuale delle cose, siamo noi che continuiamo a lottare e tu sei fuori dalle istituzioni. È stata una cosa che non ho capito e che mi ha spiazzato letteralmente. E veramente, ormai sì che ci sono abituato ormai a queste cose qua, però insomma, mi ha spiazzato, non c'è nulla da fare. Poi tra l'altro mi sono segnato una sua citazione, ha detto: ci siamo posti il problema con alcuni giuristi. Eh no, cara dottoressa Jessica Costanzo, lei non si è posta il problema con alcuni giuristi, lei è stata contattata dalla società civile, in cui c'è anche un giurista ovviamente che ha redatto il disegno legge, non è che lo redige uno così a caso, è ovvio che ci vuole un professionista. Poi è chiaro che il disegno legge è passato in mano ai giusti laboristi del Parlamento, ma il problema nasce dalla società civile. Ma di che stiamo parlando? Ma io qua veramente mi inalbero. Cioè, ha detto il problema di ci siamo posti il problema con alcuni giuristi. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Il problema nasce, lei avrebbe dovuto dire: il problema nasce dalla società civile, perché ci sono migliaia di persone che soffrono. A me mi hanno contattato attivisti che mi hanno fornito il disegno legge, perché questo deve essere chiaro, non è che è una sua idea che nasce così dal nulla. A lei gli hanno fornito il disegno legge, che è stato scritto da tal dei tali, è stato ideato da tal dei tali, che è attivista in questo senso, e il disegno legge nasce dal popolo che ha bisogno di questa cosa, dalla società civile. Ma che giuristi? Ci siamo posti il problema con alcuni giuristi. Ma di che stiamo parlando?
Meno male che almeno ha menzionato che le erano arrivate le esperienze che le avevo mandato di tutte le persone che sono che stanno vivendo il dramma sociale. Almeno quelle le ha citate, ma di che stiamo parlando? Ci siamo posti il problema con alcuni giuristi. Cioè, ma capite che io non è che voglio comparire, non è che lei doveva fare il mio nome. Non è quello il punto, perché poi non vorrei che si pensasse che io ho io la mania di protagonismo, mi doveva citare a me che sono l'ideatore. No! Viene inficiato l'attivismo in questo caso. Perché non, quello che dice non ha mordente nella realtà. Questo è un problema sociale che le è stato posto all'attenzione. Ma che problema con alcuni giuristi? Ma di che stiamo parlando? Poi il DDL è stato spiegato bene. È stato spiegato, mi sono segnato, sto leggendo, mi sono segnato l'appunto che il DDL è stato spiegato bene, poteva essere spiegato meglio, ma comunque è stato spiegato bene. Ma bisogna ribadire che non c'entra niente col plagio mentale. E questo concetto non è passato bene. Perché lo capiamo io, lo capiamo chi si intende un po' di queste cose. Ma il DDL non parla del plagio mentale. L'abbiamo bypassato quello step lì, non ce ne frega niente. E questo deve essere chiaro, qua non si parla di plagio mentale, leggetevi il disegno legge, leggetevi il testo. Tra l'altro è una delle leggi, dei disegni leggi più garantisti che potevamo fare, perché bisogna avere le prove e andare da un professionista, uno psicologo e insomma avere le prove che abbiamo subito un danno mentale e fisico. Vengono incolpati i vertici, non è che andiamo a denunciare le persone dell'associazione che non contano niente. Si denuncia colui che sta ai vertici. Questo è stato spiegato. Questo è stato spiegato nel podcast. Però che non c'entra niente con il reato di plagio mentale, questo concetto non è passato. Poi te credo che fallimentare. C'è una comunicazione orribile e diciamo sta cosa perché non l'ho mai detta e adesso ho il motivo per dirla. Quando è stato rubricato il DDL nel sito del Parlamento, della Camera dei Deputati, hanno messo i reati e non hanno scritto non ha messo la descrizione dei reati. Questo ha fatto sollevare una rivolta dei Novax che non aveva precedenti, perché pensa, i Novax si è sollevato Ugo Mattei, poi ne ha parlato il filosofo della Zanzara Fusaro, Diego Fusaro, insomma ne hanno parlato a BioBlu perché pensavano che l'induzione all'isolamento sociale affettivo, poi il discorso sui trattamenti sanitari e poi il discorso sul voto andasse a inficiare sulla pandemia, cioè sul fatto che volevamo tenere in casa le persone schiavizzate, eccetera, eccetera. Hanno fatto dei discorsi distopici in cui pensavano alla dittatura, sarebbe tornata la dittatura, perché c'è stato un errore di fondo comunicativo della parlamentare. Ma come si fa in un periodo storico del genere a non pensare alle malinterpretazioni? Come si fa a fare un errore di comunicazione così ingente? E questa è stata una delle cose che ci ha dato più la zappa sui piedi addosso, e non dipende da me e dai miei collaboratori, dipende da uno sbaglio comunicativo della parlamentare. Ripeto, meritoriamente gli do tutti gli onori del caso per aver appoggiato il disegno legge, rimane il fatto che ci sono stati degli errori politici colossali. Un altro errore politico è che lei aveva partecipato ad una trasmissione ed era stata zittita da dei magistrati o comunque giuristi che erano lì partecipi, hanno detto no, no, e lei a un certo punto ha detto no, 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 forse ho sbagliato, va rivista, va riscritta la legge. Io non ho mai visto un politico fare una scena così miserevole, miserabile, una scena di un pietosa. Io non ho, cioè voi immaginatevi, non so, la Meloni a bozzare dinanzi a una sua proposta di legge. Immaginatevi la Meloni che dice no, no, in trasmissione, immaginatevela magari, che ne so, da Formigli. No, 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 è vero, lei ha ragione, anche tutti gli ospiti in sala, sto sbagliando,
Devo rivedere le mie cose. Ma di che stiamo parlando? Le cose erano chiare. Se lei non aveva capito che si stava parlando dell'isolamento sociale, allora dovrebbe ascoltare meglio le persone. Dovrebbe ascoltare meglio, invece di andare nelle trasmissioni a fare delle figure barbine. Perché poi noi non ci rendiamo conto che tutti... Cioè, noi non so, pensiamo che facciamo le cose così perché ci va di farle. Io ricevo chiamate tutti i giorni da persone che mi dicono che hanno pensato al suicidio, signori. Io non ve le posso far sentire, alcuni li intervisterò in futuro, ma io ricevo un quantitativo di disagio fisico, mentale, sociale devastante e non si percepisce questo disagio. Noi stiamo lottando per quello. Chi ha mania di protagonismo, se ne rimanga fuori. Se ne rimanga fuori, si guardi allo specchio, si faccia un'autoanalisi. Allora, poi c'è al minuto 19 l'intervento ancora di Luigi Corvaglia. Io vorrei fare una piccola parentesi per ampliare il discorso che ha detto lui, perché lo trovo un pochettino incompleto. Lui ha detto che la manipolazione mentale è qualcosa di diverso rispetto alla semplice persuasione, perché nella manipolazione mentale c'è uno sfruttamento altrui. Certo, sì, ma non è completo. Cioè, qua dobbiamo capire che lo sfruttamento altrui produce un danno alle persone. Non è che... Cerchiamo di ampliare un attimino il discorso, perché prendiamo il termine originario che deriva dal romano, dal diritto romano. Plagium era quando si vendeva uno schiavo, no? Lo schiavo sapeva di essere venduto e quindi c'era anche un danno, perché lui non era libero, non aveva libertà e c'era un danno. Nei contesti ad alto controllo, nei contesti settari, ci sono vari tipi, vari livelli di plagio mentale. Ci sono persone che ci credono, ma anche no. Hanno dei dubbi, però il contesto sociale li costringe a rimanere lì dentro. Quindi c'è una vera e propria coercizione mentale, perché io conosco molti che vengono definiti PIMO, physically in, mentally out, che non possono uscire perché altrimenti perderebbero le relazioni con i loro parenti e amici stretti all'interno del contesto religioso. Poi ci sono quelli che sono totalmente asserviti alla dottrina, che sono quelli totalmente plagiati e che fin tanto che non iniziano a dissentire, tutto sommato possono fare anche una vita soddisfacente, perché dobbiamo dire che ci sono persone fatte in una maniera che, diciamo, le rende ottime per vivere in quel contesto sociale lì. Vi faccio un esempio. Se una persona è asessuata, se ha zero stimoli sessuali o se ne ha pochi, ci può stare bene, perché la castità non rappresenta un problema da parte sua. Se però un ragazzo di 18 anni, in preda agli impulsi sessuali, va con una ragazza e poi viene scoperto, ha dei problemi lì dentro. Può venire anche buttato fuori. Ne ho parlato di recente con un ragazzo che ha vissuto questa esperienza. Lui è andato con una ragazza, poi forse lo intervisterò, ve lo farò conoscere, perché è un ragazzo molto intelligente e tra l'altro anche un musicista, e quindi piacere, cioè avrei piacere a ospitarlo, perché... siamo colleghi, diciamo così. E quindi sto ragazzo aveva, mi pare, 19 anni, la ragazza aveva 2 anni di meno, lei non è stata disassociata perché evidentemente avrà mostrato tutti i segni di pentimento, poi mettiamoci anche che i minorenni probabilmente si disincentiva al fatto di disassociarli, invece lui era stato disassociato. In malo modo, poi insomma se lo intervisterò questo ragazzo ve ne parlerò, ve ne parleremo. Ecco, questo è un problema, questo è un discorso sociale, non è un discorso di un plagio mentale, che io ho solamente una persona
che mi sta soggiogando. Qua è un discorso di una immensità che è veramente difficile sintetizzarlo con sfruttamento altrui. Certo, c'è uno sfruttamento altrui, ma bisogna identificare che ci sono dei danni e dei ricatti in questi contesti sociali. Sono ricatti sottili, subdoli, ma cioè sono subdoli, ma manco tanto. Cioè sono subdoli per chi non conosce bene quelle realtà lì, ma ci sono molto forti. Io conosco queste persone che mi scrivono o che mi contattano, con cui parliamo al telefono. 9 su 10 hanno pensato al suicidio perché erano totalmente investiti da sensi di colpa, sensi di indegnità. Poi c'è questa mania del gaslighting, no? Questa cosa che se tu hai dei dubbi sei tu il problema, non è la dottrina. Tutti i parenti ti fanno sentire in colpa che stai facendo una cosa sbagliata. Anche mogli che venivano picchiate dal marito, che si sentono dire il matrimonio è sacro, devi trovare il modo per risolvere il problema con un marito che ti mette le mani addosso. Queste sono le realtà che denunciamo. Uno dei capisaldi dei contesti settari, che io preferisco chiamare ad alto controllo, è appunto l'isolamento sociale affettivo. Per questo io ho voluto spingere questo disegno legge. Perché parlare di plagio è... Avete visto, no, tutti i problemi che ci sono all'interno anche del podcast. Non si capisce bene come si innesca la fattispecie di reato, qual è il discrimine dalla persuasione al plagio mentale. Ci sono tutti questi ragionamenti che fanno i giuristi e gli psicologi e i sociologi, giustamente. Ma io, ripeto, penso che il reato di induzione all'isolamento sociale affettivo sia una cosa oggettiva, meritoria di attenzione da parte delle istituzioni. Io vi posso far parlare con chiunque volete che ha enormi problemi, da persone di 84 anni, che è una signora che conosco e che saluto, a ragazzi minorenni. Quindi, se ci sono dei politici all'ascolto, io vi invito a valutare questa cosa qua, o comunque di contattarli. Ecco, arriviamo al punto finale, che poi direi di chiudere il video, sennò viene lunghissimo. Andiamo al minuto 22, dove parla Massimo Introvigne, e qui, signori e signore, non vi nego che mi sono abbastanza innervosito, per utilizzare un eufemismo, perché vengono dette delle inesattezze totali da parte di un addetto ai lavori. A Torino c'è il CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, che dal 1988 studia la nascita e l'espansione dei nuovi movimenti religiosi. A fondarlo è stato un sociologo, che si chiama Massimo Introvigne, autore di molti testi dedicati ai nuovi culti. Come altri studiosi, anche Introvigne non utilizza la parola setta, ma riconosce la presenza di movimenti religiosi criminali, che tuttavia possono spuntare anche all'interno delle grandi religioni. Sul discorso di non usare la parola setta, io gli do ragione, non tanto per evitare diffamazioni, eccetera, eccetera, perché setta è un termine troppo ampio con mille accezioni, e su questo io sono d'accordo. Il termine setta può essere utilizzato o come una religione che si stacca da un altro, quindi seccare, dividere un culto principale da un altro sottoculto. Però in quanto secta vuol dire dividere, uno potrebbe utilizzare la parola setta dal punto di vista sociologico, cioè dividere l'aderente dal mondo fuori. Quindi c'è una separazione, un sectarismo, no? Cioè fuori è male, dentro è bene. Oppure può essere una setta perché quando vieni buttato fuori ti separano dal resto del gruppo originario, quindi vieni totalmente emarginato, rientrando nel discorso dell'isolamento sociale affettivo.
e quindi ti separano dal gruppo senza che tu possa avere più voce in capitolo all'interno del gruppo stesso. Insomma, setta può essere un termine molto ampio che la legge italiana considera dispregiativo, quindi io penso ci siano state anche delle condanne per chi ha utilizzato questo termine. Fatto sta che ormai bisogna capire che il termine setta non può essere utilizzato soltanto in senso dispregiativo. Quando nell'immaginario collettivo parliamo di setta, viene in mente l'immagine, ad esempio, che può esserci nel film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, in cui Tom Cruise si trova all'interno di questa setta pseudo-massonica in cui si fanno orge, eccetera, eccetera, omicidi, le persone sono mascherate, insomma, si vede proprio che quella lì è una setta satanica, pseudo-massonica, esoterica. Viene un po' in mente questo quando si parla di setta? No, signori, la setta, possono esistere sicuramente culti di quel genere lì, ma la setta nell'accezione generica è una cosa che non ha quegli aspetti lì. In una setta c'è love bombing, ad esempio nel film di Stanley Kubrick non c'è love bombing. Invece in una setta uno degli aspetti fondamentali è il bombardamento d'amore. Quando tu entri ti vengono a stringere la mano, ti abbracciano, ti salutano, ti chiedono tante cose, cosa fai della vita, sono contento che sei qua con noi, ti senti compreso all'interno di quel gruppo, e ti dicono quando hai bisogno chiamaci, facci sapere, noi siamo la tua famiglia, noi siamo ora la tua vera famiglia. Questa è un espediente settario, non facciamoci depistare dal cinema, dalla cultura cinematografica, perché la realtà è ben diversa. Ma andiamo avanti. Secondo Introvigne ci sono più preti pedofili che guru pedofili e più terroristi che dicono di agire in nome dell'Islam che terroristi che agiscono in nome delle sette. Io non ho parole di questa cosa che dice, la voglio un attimo ripetere che me la sono segnata qua. Ci sono più preti pedofili che guru pedofili e più terroristi islamici che terroristi delle sette. Signori, una cosa detta da un professionista che potrebbe essere perfettamente, potrebbe essere stata detta da il complottaro del paese, perché è chiaro che quello che ha detto è una cosa giusta. Sì, però dal punto di vista matematico è una stupidaggine, perché la proporzione tra gli aderenti a una religione e la proporzione agli aderenti a una setta è infinitesimale. Ma di che stiamo parlando? La Chiesa Cattolica c'ha miliardi di aderenti, l'Islam c'ha anche lui miliardi di aderenti, ma di cosa stiamo parlando? È ovvio che in una religione generalista con miliardi di aderenti ci siano delle frange più estremiste, come può essere l'ISIS che uccide le persone. È chiaro che possono subentrare queste cose qua. Poi dobbiamo anche considerare che queste culture vengono in paesi in cui non ci sono le democrazie, non c'è un certo tipo di cultura, c'è molta ignoranza, cioè non è che possiamo fare di tutta l'erba un fascio, no? Cioè queste culture si sviluppano, certo c'è fondamentalismo, ma non, ciò non significa che il problema delle sette o delle organizzazioni ad alto controllo sia una cosa da trascurare. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, qua c'è una fallacia di concetto dal punto di vista matematico che è sballata, perché se le religioni sono 100 come numero di aderenti, facciamo una proporzione, le sette sono 0,1, ok? E quindi quello che dice qua, che i terroristi islamici, ci sono più terroristi islamici che terroristi delle sette, è un'emerita cazzata, ok? È un'emerita stronzata, perché tra l'altro il terrorismo non è solo il terrorismo quello che si uccidono le persone, c'è anche il terrorismo di tenere le persone all'interno di un culto con la forza, con la forza psicologica, inteso, col ricatto morale, sociale, di dire se esci di qua saluti i parenti e saluti i tuoi migliori amici. Questo non è terrorismo? Signori, questo non è terrorismo? O c'è solo il terrorismo di quelli che ammazzano le persone?
Questa è un'altra forma di terrorismo psicologico che tiene le persone in condizione di schiavitù. Quindi questo Massimo Introvigne dovrebbe studiare meglio la materia, o forse dovrebbe ascoltare meno chi forse gli mette in testa certe idee. Poi allora andiamo avanti, perché ce ne sono altre citazioni. Anzitutto, da una parte vi è un clima di sospetto nei confronti di nuovi attori sul mercato religioso che viene dalle religioni tradizionali, perché nessuno ama la concorrenza e quindi le religioni tradizionali sono sempre portate a sottolineare gli aspetti più negativi dei nuovi concorrenti che entrano sul mercato religioso. La nostra società, ma in fondo ognuno di noi, oggi ha una nozione rispetto a 50 anni fa o a 100 anni fa. Scusate, ma cosa vuol dimostrare col fatto che le religioni vedono male le sette? Allora? E allora cosa vuol dimostrare? Boh, vabbè. Una nozione molto più attenta alle libertà individuali che non ai diritti delle organizzazioni. Occhio che qua, ascoltate bene, perché qua fa tutto un giro, un volo pindarico, no? Per dire, oggi siamo in una società individualista, per cui i contesti sociali... E ascoltate. Cioè, noi tendiamo sempre a prendere le parti del singolo nei confronti dell'organizzazione, e i nuovi movimenti religiosi, ma in fondo ogni forma di religiosità intensa, sono forme di religiosità in cui il singolo rinuncia a molta parte della sua libertà e la consegna all'organizzazione. Però è un tipo di scelta che noi dobbiamo rispettare, però una scelta che alla nostra società individualiste e libertarie sembra molto strana, così come sembra molto strana che una ragazza decida di fare la sua radicalusura e chiudere tutti i rapporti con il mondo. Dopo il caso Braibanti c'è stato... Avete sentito cosa ha detto? Il singolo, vi faccio una sintesi io, il singolo rinuncia alle sue libertà consapevolmente, no? Non è stato indotto tramite, no? E va rispettato, certo, no? Però la nostra società individualista non capisce questa cosa qua. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, dell'aria fritta. Ma è ovvio che una persona entra consapevolmente, tra virgolette, perché la consapevolezza non c'è, perché io ad esempio quando ho studiato per diventare testimone di Geova mi hanno spiegato le cose che poi se vai a approfondire in realtà non c'era nessuna base. Ma non lo fanno apposta, perché gli insegnano così, a dire roba di circostanza, a non entrare bene nello specifico, soprattutto sulla dottrina sul sangue. Perché io quando ho saputo che non potevo neanche trasfondermi il mio sangue, ho detto, oh, ma voi siete fuori di testa. Ma dove c'è la base scritturale qua? Allora, se un'organizzazione ti induce a non farti trasfusioni di sangue, questo è considerabile dal mio punto di vista come un'induzione al suicidio. Se qua non c'è la manipolazione, signore, ditemi dov'è la manipolazione. Qua è chiaro che c'è la manipolazione, perché la persona rischia di morire. Rischia di morire. Quando le persone emarginano altre persone, la persona emarginata rischia di ammazzarsi, rischia di suicidarsi. Signori, questo è il problema sociale. Che cazzo stiamo a dire? Cioè, cosa dicono questi sociologi? Cioè, veramente, ma sociologi de che? Ma de che? Forse c'è un altro punto interessante tra poco che dice. Accusa di plagio nel 1978, meno nota, a carico di un sacerdote, Emilio Grasso. Le accuse furono in seguito prosciolte,
però furono proprio questi fatti a portare all'eliminazione definitiva del reato di plagio. La Corte Costituzionale si rifiutò di intervenire sul caso Breivat, forse perché i filosofi omosessuali non erano tanto popolari, ma poi intervenne sul caso di padre Emilio Grasso, che è tuttora vivente, e che è un caso più simile a quello del 2007, perché è un benemerito sacerdote, di cui anche Papa Francesco di recente ha parlato bene, che diciamo reclutava ragazzi, ma soprattutto ragazze, che decidevano di lasciare la loro vita borghese per andare ad aiutare i poveri o le favelas sudamericane o anche nelle baraccopoli di Roma, che naturalmente dai loro genitori magari non faceva tanto piacere, e quindi lo accusarono di plagio. Secondo Introvigne non c'è dunque bisogno di reintrodurre una legge in materia di plagio. Non si crea un vuoto legislativo, perché quello che la Corte Costituzionale dice, se uno legge bene la complessa sentenza, non è che la norma che incrimina il plagio è una cattiva norma, ma è che siccome il plagio non esiste come fattispecie criminosa, non c'è bisogno di una norma che lo punisca. Cioè la Corte Costituzionale dice ovviamente esiste la persuasione, esistono anche forme forti di persuasione, dà l'esempio del seduttore. Ma il seduttore, ma che cacchio c'entra l'esempio del seduttore con le sette? Ma di che stiamo parlando? Però la Corte disse non c'è una differenza di specie fra la seduzione amorosa o la propaganda politica o la propaganda religiosa o... Signori, ma cioè, ci rendiamo conto? La seduzione messa in relazione al plagio mentale. Signori, una relazione amorosa, io parlo nel caso dei testimoni di Geova, non può essere messa in relazione con l'esclusione da un contesto sociale di cui fanno parte parenti e amici. Una persona con problemi amorosi, sedotta da un partner, mettiamola così, non ha problemi che il sangue non lo può trasfondere, quindi rischia di morire. Quindi non ho veramente parole di quello che sta dicendo questo signore. Non ho veramente parole. Finiamo poi... Paolo Loggeria, che poi era esplosa con Breivat, poi con Grasso. Di fatto, Introvigne pensa che una norma sulla persuasione incriminerebbe più le idee che i mezzi con cui si viene persuasi. Se ripenso a Claudia o a Raffaella, mi viene... Incriminerebbe più le idee coi mezzi per i quali si viene persuasi, ma perché bisogna considerare i danni e non se ne parla mai dei danni che fa questi problemi qua alla gente? Perché si parla sempre dei metodi, no? Mai del risultato dell'attuazione di certe cose. Che scienza ci vuole, ad esempio, a capire che isolare un membro del gruppo da un fuoriuscito, isolarlo dai parenti e dai vecchi amici è un danno molto forte che può portare anche al suicidio? Che scienza ci vuole a capire che non trasfondersi il sangue, essere stati convinti che il sangue è una cosa che non ti devi trasfondere, è un problema sociale che può indurre al suicidio? Una vera e propria induzione al suicidio. Io rimango sbigottito dall'argomentazione di questo. Si chiama cherry picking, prendere solo le cose che fanno comodo a una certa argomentazione, togliere tutte le argomentazioni scomode, per cui una persona che dice delle assurdità totali dimostra un'ignoranza colossale. Io voglio pensare che questa persona sia in buona fede, per questo dico ignoranza. E il discorso sui mezzi che incriminerebbero di più le idee è una totale assurdità.
perché la legge è chiaro che andrebbe scritta bene. Non può essere scritta come quella di stampo fascista, ma una legge sul plagio deve essere scritta bene. Devono esserci dei danni, devono esserci degli insegnamenti che portano le persone a lesionare se stessi e lesionare gli altri. Altrimenti non si parlerebbe di problematiche sociali. Devono esserci dei danni, danni. Stampatevi in testa questa parola, voi sociologi che non ci capite niente di questa materia qua. Danni mentali, psicofisici, fino ad arrivare a suicidio. Ma di che stiamo parlando? Perché sti qua fanno tutto un calderone, i nuovi movimenti religiosi. E certo, ci sono quelli che sono sostenibili socialmente e ci sono quelli dannosi. Ma di che stiamo parlando? Ma volete che vi faccio parlare con le persone che mi dicono ho pensato al suicidio perché non vedevo altra alternativa, però poi mi sono rimboccato le maniche perché mi devo ammazzare per loro? Perché devo togliermi la vita per loro? Quella sofferenza lì non me la sono cercata io, ci sono nato lì dentro. Non l'ho cercata io. Voi, sociologi dello stampo di Introvigne, non so cosa dire, vi giuro, sono totalmente esterrefatto da quello che dite. Appostataci, ci vediamo al prossimo video, va, che sennò qua inizio col turpiloquio.